È che ho un po' paura perché se sbaglio mi becco sulle balle e lì sentirete anche un tipo ululare tipo tarada tarada au. Ребят, привет. Привет. Я очень рада вас видеть. Как у вас дела? Нормально. Наконец-то ты привела свою сестру. Да, вот она со мной. Parlerò del pezzo della nostra storia molto molto bello. Neanche la storia, l'eredità. Tradizione, musicale, strumenti, Russia. Perfetto, Patrici. Abbiamo capito tutto. Io sì, evidentemente sì. La tradizione musicale, dai, spettacolo. Le cose tradizionali tipiche russe. Ascoltiamo. Facciamo niente, dai. Super. Comunque, gli strumenti musicali popolari esistono in Russia dai tempi antichi, ce l'abbiamo tantissima varietà di questi strumenti musicali e si usano fino adesso. Alcuni sono diventati proprio, diciamo, un patrimonio, alcuni si usano anche adesso, diciamo, abbiamo delle orchestre, degli strumenti musicali popolari, non so se li avete sentito. Sì. Bravo Stefano, bravissimo. Пока-пока-пока, Мариза, пока. Ой, Мариза, забываю тебе сказать. Знаешь, что такое Ютубе? Ютубе, ага. Там есть кнопка спонсорства, нажми туда. Там для спонсоров столько всего интересного. Я сама подписалась и тебе советую. Давай, давай, жми скорее кнопку. Пока-пока-пока-пока-пока. Uno strumento musicale russo che vi viene in mente subito, qual è? Tradizionalissimo, proprio la balalaika, cioè, il primo è quello. E va benissimo, partiamo proprio da quella. Sì, wow. Per la prima volta è stata, diciamo, nominata nel XVII secolo, però si è diffusa un po' più avanti, un po' più tardi, sì. Proviene dalla dobra, è uno strumento dei slavi est. Sì, la dobra, aspetta, che era quella forse un po' arrotondata? Me la ricordo, sì, l'avevo vista in qualche film medievale. Voi sentirete un nostro virtuoso, secondo me una persona che sa alla perfezione usare questo strumento musicale, si chiama Alexey Arkhipovsky. Ok. È stilosa sta cosa di usare l'eco. Bellissimo, crea un'atmosfera stupenda, né? Che bello! Sì, più che altro non sono particolare, non me l'aspettavo così. Anche io non me l'aspettavo così, non so se sia perché lui è particolarmente bravo a utilizzarlo. Bello, bravissimo. Cioè, se pensi che ha solo tre corde, con tre corde sta facendo praticamente il suono di almeno tre chitarre. E ti porta in un limbo mentale dove tu non sei in questo mondo, sei un altro pianeta. Ma sei tu nel limbo, io sono in mezzo ai tunnel di Tron Legacy. Prova a chiudere gli occhi, Ale, prova a chiudere gli occhi. Chiudi, chiudi. Tra l'altro c'è tutto questo con una semplicità, sembra che non stia quasi neanche facendo fatica. Potrebbe risolvere un cubo di Rubik mentre è vero, contemporaneamente. Sì, sì, sì. Che bello, mi piace anche riesce a fare il pianoforte. Perché è un suono delicato. Sì. Molto bella sta cosa. Tanto l'ukulele è enorme. E lui si diverte, questo è bello, che si... Che bello. No, ragazzi, io ho i brividi, veramente. Cioè, mi sembra di aver già sentito la balalaika, ma non l'ho mai sentito suonare così. E secondo me è per la bravura che ha. Beh, lui la suona anche molto veloce, comunque si vede che sì, io l'avevo sentita con le canzoni popolari russe, c'era. Incredibile pensare che in realtà era il suono puro di una balalaika e wow. Ma è bello, cioè veramente bravo. Il prossimo si chiama Busli. Non l'ho mai sentito. Non l'ho mai sentito. Che a me sembra più una roba... Tipo goulash da mangiare. Una roba da mangiare, tipo... Sì, cioè, ci fai un gusli che... È un martini, grazie. Comunque, non si sa bene
chi era il nonno di questo strumento musicale, però dicono che proviene dalla chifara, dalla Grecia antica. Mm-hmm. Quindi c'era questo. Siamo per sentire Alexandre Subotin. Bravissimo. È un suono delicato. Che bello. Bellissimo. Mistico. Mistico, no, veramente, sembra qualcosa veramente molto, molto, molto antico, ragazzi. Che bello che è questo strumento. È strano, come che è? Come tipo di musica sembra, sai, tipo dei monasteri. Vero, sì. Come si chiama? No, indù, sei l'indù. Vita Pavola. Bello, bello. È un suono che ti avvolge, no? Non ti ha la sensazione che lo senti tutto davanti, di fianco, dietro. Insomma, infatti, ci ho detto, è perfetto per i massaggi, così proprio. Mi ricorda un po' il suo modo di cantare, i canti, com'è che si chiamano? I canti gregoriani. E quindi queste sono proprio canzoni tradizionali, sono molto popolari. Molto, sì, molto antiche. Molto antiche. Ti dà molta atmosfera, questo sì. Vero, 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 vero. Bravo. Lo mettiamo nei negozi. Bravo, molto bravo lui. Poi ha anche una bellissima voce, molto profonda, che si sposa perfettamente con lo strumento. Sì, lui sì. Il secondo strumento musicale si chiama garmoshka. Ya igraju na garmoshke prokhozhi na vidu k sozhelenyu dne rozhdenya. Tolkaras Gadu. Dicono che è arrivata con l'invasione di mongolo-tartari. Sì. No. Sì, 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 sì. Diciamo che il cioè bis 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 nonno era uno strumento musicale cinese Shen. Ah. Quindi tu conosci già questo strumento musicale che hai visto dove? Nel multifilm. Credo che c'è esatto il coccodrillo che suona. Voi sentirete Iger Smetanin, Iger, un virtuoso russo abbastanza famoso. Già, che bello! Che... Lui sembra un po' lo zar Nicola II. Beh, iniziamo col dire che ha una bella barba e un Garibaldi che suona la fisarmonica. Bello. Sì, si sente un suono molto tradizionale, molto della tradizione antica. Beh, bravissimo anche questo comunque. È bello anche a livello di immagine. Anche molto espressivo lui. Ma anche lo strumento in sé. Mi ricordo che questa qua ce l'era mio nonno, è vero, però non così bella. E più piccola era. E faceva finta di saperla suonare, e invece non la sapeva suonare. Si usa tantissimo comunque anche qua in Italia. Al sud, proprio uno strumento del sud. Sì, sì, sì. Oh, bravo, 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 bravo. La fisarmonica. Bravo. Sicuramente della generazione dei nostri genitori, ti posso dire ancora il 70% giù la suona. Ah sì, sì, nel sud Italia sì, tantissimo. Con questo strumento si può sia suonare che mangiare. Secondo voi di cosa sto parlando? Io lo so, è l'archetto del violino dove tu puoi tagliare la carne e i prosciutti, no? E bacchette. Ah, sono coltello, le posate, cucchiaio. Ma aspetta, questo l'abbiamo visto al carnevale a Mosca. Sì. Che c'era uno bravissimo, tra l'altro, che lo faceva. Tipo nacchere. A me sembra tipo il tip tap delle scarpe quando... Mi piace. Ma ce l'ho a casa sto cucchiaio? È quello per prendere il caviale? Sì, anche. Eh sì, sono proprio quelli. Era quello che faceva lui. Minchia, che bravo questo. No, ho capito.
questa cosa è geniale perché la puoi fare dovunque. E... sì. Tanto. Ah, ma ci sono tantissimi modi. Sì, fai diversi suoni. Ma non si fa male alla gamba? Ma va, non è che devi... Mi viene il livido. No, ma non devi far forte, basta solo trin trin trin. Ci vuole manualità per suonare questi cucchiai. Però è vero che sembra un po' tip-top. È vero. Infatti, sì. Sì. In Italia non ho mai visto suonare cucchiai, ho visto suonare bicchieri. No, io sì. Ho visto suonare... Mia nonna mi tirava i cucchiai. Sì, oppure le padelle. Perché sono entrato tante volte, vero? Oppure le padelle. Ah, okay. Ecco, diciamo che questa cosa qua ora, in Italia... Ora ho capito perché è così. È fatta dalle nonne. Grazie, nonna. Nel senso che mi ricorda appunto strumenti molto più semplici, più da ritmo, come appunto le nacchere. Perché è difficile farlo su tre gambe. Quindi, una roba così era. Ecco, ho un po' paura perché se sbaglio mi becco sulle balle e lì sentirete anche un tipo ululare tipo tarada, tarada, strumento musicale fa parte anche dell'artigianato russo perché si chiama svistulka. Svistulka. Facile da pronunciare. Svistulka, ovvero fischietto. Il disegno diceva, raccontava la provenienza di questo, chiamiamolo strumento musicale. Quando è nelle mani giuste può uscire anche, cioè, una bella cosa. Problema è quando è nelle mani sbagliate. Ah, l'ocarina! È un'ocarina! Ah, ma è l'ocarina! Bello questo mi piace! Perché lei è appassionata di flauti, quindi queste cose le piacciono! Comunque anche questo suona molto tradizionale, proprio... Ah, vabbè, lui, ma come è partito? Si è scaldato lui! Anche questo mi voglio di ballare! Anche questo mi sta tanto di scozzese, però era un po' la cornamusa, il suono è simile. Però è molto bravo, non è come me. Bello, questo mi piace molto. Allegro, vero? Ma non è facile suonarlo, questo ragazzo è bravo, Non è facile suonare questa cosa qua. No, non è facile suonare niente in realtà, quindi sì. Divertente, bello. No, tra l'altro alcuni strumenti, tipo ce n'era uno che non conoscevo, quello lì, cos'era il terzo che abbiamo visto? Gusli. Il gusli. Quello è stranissimo. Quindi questa cosa esiste anche in Italia? L'ocarina io in Italia non l'ho mai vista. Io l'ho comprata di Jefferson. Non lo so. Di Jefferson, sì. In Italia non ho mai visto nessuno suonare l'ocarina. No, nessuno, mai visto. Strumenti nuovi che non avevo mai ascoltato e neanche visto, come ad esempio quest'ultimo. Sì, che mi è piaciuto. Forse più di tutti, perché mi piacciono gli strumenti a fiato. E... No, comunque ragazzi, allora, la Russia si sapeva già che era un paese pieno e ricco di talenti, e soprattutto nell'ambito musicale, perché ancora adesso ci sono tantissimi musicisti e autori pazzeschi in Russia, che noi magari non conosciamo. Credo, secondo noi, è importante mantenere queste tradizioni musicali, perché fanno parte della storia della musica contemporanea. Cioè, non fossero esistiti comunque questi strumenti, non fosse esistito anche soltanto, per dire, questo uccellino fischietto, no? Non si sarebbe sviluppata poi la musica che ascoltiamo noi oggi. Cioè, comunque è la storia. E quindi è molto, molto importante continuare a mantenere queste tradizioni vive, perché oggi viviamo in questo mondo molto tecnologico che va veloce e forse ci dimentichiamo ogni tanto di emozionarci con la musica. Tu riesci a vedere anche uno strumento che era usato nel 400, cioè ragazzi, cioè fate andare il cervello. Sì, sono l'unica cosa che non si perde nel tempo. Perché la musica è la nostra anima, ragazzi. E conservatela comunque, anche noi dobbiamo tenercela stretta.